Buonasera, buonasera Angela Vettese, siamo qui nell'aula magna della Casa Matta di Ravenna, come diciamo solitamente benvenuta a Bisanzio. E Angela Vettese non avrebbe bisogno di grandi presentazioni perché, a parte i numerosi libri che ha realizzato negli anni e a parte le sue collaborazioni nel domenicale del Sole 24 Ore, a parte le giurie, le presidenze alla Biennale di Venezia, delle arti, all'arte fiera, tutte le attività che ha fatto. Ma noi qui stasera siamo per ascoltarla, perché ha fatto questo libretto nel 2019 molto interessante, che si chiama Desiderio, che per me è un nome più che una cosa, perché mio nonno si chiamava Desiderio, quindi è una cosa curiosa. E ci parlerà di questo rapporto fra Dante e Andy Warhol, e dopo aggiungeremo qualcosa anche di nostro qui a Ravenna sul punto del rapporto di Dante e Andy Warhol, e che è abbastanza curioso come fatto. E quindi io adesso darei subito la parola ad Angela Vettese per questa chiacchierata che faremo, e poi dopo a un certo punto possiamo anche interloquire in qualche modo. Quindi prego. Grazie. Io naturalmente prendo lo spunto da queste vostre celebrazioni che riguardano Dante, e forse tiriamo un po' Dante per i piedi, nel senso che naturalmente Andy Warhol è stato un artista molto lontano da Dante. Metterli in collegamento è un passo ardito, però ci proviamo, perché ci sono alcuni aspetti che sono universali, insomma così ci piace pensare, e ci sono quindi dei punti che i due grandi autori, grandissimo Dante e grande anche Warhol, hanno toccato e possono essere considerati due cantori del potere, da un lato diabolico, comunque peccaminoso, difficoltoso, pericoloso, della donna e dell'amore da un lato, e però anche invece del potere salvifico, del potere di intermediaria verso la luce divina. Allora, tutto questo discorso lo faremo guardando essenzialmente un'opera, entrando dal buco della serratura del lavoro di Andy Warhol attraverso una delle sue opere più note, cioè la Marilyn Orange, ovvero un ritratto di Marilyn Monroe che Andy Warhol incominciò a concepire nel 1962, all'indomani, in agosto, del suicidio, comunque della morte della diva, e che però poi ha sviluppato in maniera sempre differente fino al 1964, arrivando appunto nel 64 a questa versione che stiamo vedendo. Due anni nei quali ha ripetuto l'immagine, l'ha fatta più semplice, più piccola, più grande, e possiamo andare a vedere come ha ritagliato il manifesto originario da cui ha tratto questa immagine, ed è stato il manifesto del film Niagara, questa riquadratura che vedete è stata proprio sua, ed era indeciso. Abbiamo altre immagini come questa che ci dicono che Warhol era indeciso se farne un rettangolo o un quadrato. In effetti ha utilizzato per le sue serigrafie sia la versione rettangolare, un po' fototessera, sia la versione quadrata, che è più iconica, cioè è basata sulla semplicità, cioè sulla inscrizione, se vedete, torniamo a questa prima, inscrizione di un cerchio dentro un quadrato. Il viso e i capelli di Marilyn possono essere considerati come un cerchio dentro un quadrato, e alla linea mediana di questo quadrato, cioè proprio se noi, non so se vedete la mia freccetta, ma se tracciamo una linea che passa per le pupille, vediamo appunto che c'è lo sguardo,
e siamo proprio a metà del quadrato, quindi è come se il quadrato fosse diviso da una linea orizzontale che ci punta, che punta verso di noi. Questi occhi ci guardano, anche se ci guardano in un modo molto strano perché sono semichiusi, le iridi sono delle semisfere, quindi vediamo questo sguardo che sembrerebbe un po' assonnato o comunque molto seduttivo con l'applica, con la palpebra mobile abbassata. Vediamo la struttura relativamente semplice del quadro, appunto, con una specie di aureola di capelli gialli, con una sorta di mascherina di un grigio-azzurro plumbeo, che è queste due ali di ombretto che simulano l'ombretto, e poi sotto questo sguardo così penetrante ma al contempo anche distante da noi, è come uno sguardo che ci chiama, sotto questo sguardo una bocca che ha l'unica parte bianca della figura, e cioè i denti. Una bocca che forse si sta aprendo in un sorriso, forse si sta chiudendo in un bacio, forse si sta alzando in un morso. Vediamo che, differentemente dalla maggior parte dei ritratti di donna, questa ha la bocca appunto che lascia intravedere i denti, e quindi questa parte così, se vogliamo, animale, comunque aggressiva del viso. Chiaramente mette l'attenzione su un altro aspetto della seduzione: se gli occhi chiamano, la bocca appunto mordicchia. Ci sembra quasi ricordare quella espressione che usiamo con i bambini, con le persone che ci fanno tenerezza, ma anche un'attrazione quasi carnale, e cioè ti mangerei, ti morderei, eccetera. Vedete come il colletto dell'abito sia stato trasformato in questo turchese molto luminoso. Turchesi sono anche gli orecchini, quindi c'è un richiamo cromatico tra questo turchese nelle sue varie posizioni, i due orecchini e il colletto. È un colore differente da questo grigio-azzurro plumbeo dell'ombretto, e vediamo come tutti i colori, però, rispetto al fatto che si tratta di una stampa, di una serigrafia stampa fatta con un telo di seta, tutti i colori risultano fuori registro. Fuori registro significa che se la parte, diciamo, di contorni neri segnerebbe una certa, suggerirebbe una certa riempitura, un certo modo di riempire, ecco, questo riempire è stato fatto in maniera imprecisa, volutamente imprecisa. Lo vedete molto bene nel rossetto, che sale più di quanto dovrebbe rispetto al contorno nero delle labbra. Ma questo è anche vero dei capelli, che cominciano a essere gialli prima dell'attaccatura stessa, e di altre parti, se andassimo analiticamente a verificare momento per momento. Vediamo come questo viso così appunto geometrico, cioè un cerchio iscritto in un quadrato, sia anche però bipartito, e cioè abbia delle onde bipartite che si sollevano dalla bocca fino alle narici, fino all'ombretto, fino alle sopracciglia, fino alla fronte. O meglio, appunto, vediamo questa specie di doppia curva che contrassegna il labbro superiore, poi contrassegna il nero delle narici, poi contrassegna questo doppio ondularsi dell'ombretto, poi contrassegna le due sopracciglia, che appunto segnano come un'onda ancora più ampia, e quest'onda doppia viene ribadita dalle stempiature, dalla doppia stempiatura, come se ci fosse una sorta di effetto sasso lanciato in uno stagno, ma qua il sasso non è uno solo, sono due, no? C'è come un effetto dilatazione, come se ci fossero delle contrazioni che dilatano in due onde questo viso, che si apre verso i capelli, si chiude nella bocca e si apre verso i capelli, e quasi ci fa pensare a
una dilatazione del desiderio, a contrazioni che nascono dentro questo viso così statico, ma al contempo così espressivo. Statico perché è completamente fermo, ma se noi analizziamo bene la composizione grafica che risulta dalla colorazione, vediamo che è fermo, ma idealmente ci suggerisce un movimento. Allora, tutto questo risulta più efficace nel quadrato che non nel rettangolo. Quindi, appunto, questa configurazione venne utilizzata per raggiungere questo effetto, l'effetto di un viso che si dilata nello spazio. Questa che stiamo vedendo in questo momento è Edie Sedgwick, una delle migliori amiche di Andy Warhol, una ragazza che condivideva con lui le giornate alla Factory, lo studio a Manhattan del grande artista di Pittsburgh che si era poi trasferito appunto a New York e che in questo luogo tutto quanto argentato alle pareti, pieno di strani orpelli presi dalle strade, per esempio un sofà di velluto rosso, eccetera, in questo luogo passavano le loro giornate e tra le cose che facevano durante le loro giornate c'era giocare ai provini. Questo è appunto un provino del viso di Sedgwick. Cosa vuol dire provino? Mettiti davanti alla macchina da presa, quasi ferma, se possibile ferma, e io vado a vedere cosa esce del tuo viso, cosa scaturisce del tuo viso a questa operazione di provinatura. Sono i famosi screen tests. Questo screen test ci fa vedere appunto questo viso femminile molto dilatato che ha delle similitudini con il viso di Marilyn per la corona di capelli biondi, per l'imponenza dello sguardo, anche se questo è uno sguardo aperto e non semichiuso, per la bocca da cui traspaiono leggermente i denti, per una caratteristica al contempo molto seducente, ma anche molto infantile del viso, con questo piccolo naso che troviamo anche in Marilyn, con questa bocca appunto semiaperta, l'evidenza del collo, questa zona bella, femminile, erotica, ma al contempo anche molto casta. Andiamo a vedere qual era stato il primo esperimento per realizzare la Marilyn Orange, cioè la Marilyn da cui siamo partiti, quella con lo sfondo arancio. Il primo esperimento fu più o meno questo, la Marilyn Gold, conservata al Museum of Modern Art di New York, ed è una Marilyn esattamente trattata come l'altra, ma qui abbiamo ancora un ombretto turchese trattato come il colletto e quindi l'immagine è più semplice. Per di più si staglia su di un fondo oro e questo ci fa vedere come c'è una memoria in Warhol delle icone bizantine. Questa memoria può essere stata, come dire, dovuta a motivi di contenuto. Io voglio un viso piatto, qualcosa che rappresenti la femminilità per eccellenza, voglio un viso che rappresenti la desiderabilità per eccellenza, ma voglio anche una sacralità. Allora ci metto l'oro come nelle icone cristiano-ortodosse, come nei mosaici bizantini, come in tutta quella tradizione che connota appunto la parte orientale del cristianesimo, orientale in termini di Europa orientale. Questa configurazione però, come vedete, regala un viso poco più grande del viso di una persona e inattingibile in quanto circondato tutto da un fondo appunto oro che non era di foglia d'oro, era dipinto, è dipinto perché il quadro esiste ancora. E il problema qui è che non siamo vicini a quel mondo consumistico che Warhol tanto amava e che voleva ritrarre, perché l'oro è qualcosa che il mondo nostro, il mondo appunto del supermercato, del compro e del vendo, del desidero e quindi pago, è un mondo in cui l'oro è relativamente poco presente, questo genere di preziosità è poco presente, sono molto più presenti quei colori pieni, quelle campiture un po' di plastica, con colori adatti alla plastica o adatti comunque alla riproduzione, per esempio su rotocalco. E di qui
la lenta trasformazione, il lento passaggio di Warhol da questa prima scelta, ovvero l'oro, alla seconda e però preferita scelta del colore unico, e cioè nel caso che abbiamo visto noi l'arancione. Ci sono poi altre versioni, versioni rosse, versioni blu-grigio, versioni turchesi, ma la versione che è stata più amata sia dal pubblico sia dai collezionisti è stata la versione arancione, proprio perché ha lo stesso sapore dell'oro, cioè tanta luce, un viso stagliato su tanta luce, una luce solare, una luce accesa. Andiamo a vedere dove aveva preso questo oro e dove aveva preso questa tipologia di immagine femminile il nostro Warhol. E qui siamo di fronte a Giuditta e Oloferne di Gustav Klimt, ai primi del Novecento. L'immagine è stata creata ai primi del Novecento. Vedete appunto questa campitura d'oro tipica dell'art nouveau, e vediamo anche questo viso molto simile come espressione a quello della Marilyn di Warhol, cioè con i denti in evidenza, con le palpebre abbassate, con una chioma che in questo caso è scura, ma che fa da corona, che incorona il viso. Però se andiamo avanti troviamo tante altre immagini di carattere bizantino che ci portano indietro verso l'oro, appunto questo è l'oro ravennate, l'imperatrice Teodora, e la Madonna appunto bizantina. Sono due opere entrambi su territorio ravennate, e vediamo questa idea che si trasferisce sui mosaici, ma troviamo anche nelle icone, cioè quelle dipinte a pennello, di un viso che sta dentro un cerchio, di un viso che può essere di un'imperatrice, come in questo caso, o di Maria, di una Madonna, che sta dentro un cerchio perché ha un'aura, da cui aureola, che emana luce, la testa emana luce. La testa emana luce, cioè emana energia, emana qualcosa che è portatore di luce, e in particolar modo per quanto riguarda la Madonna, di luce divina. Anche nel caso dell'imperatrice Teodora, però, possiamo parlare di una energia luminosa che ha a che fare con la sua presenza nel mondo come figura guida. Quindi la figura guida per eccellenza ha nella storia dell'arte una aureola circolare che è riempita solitamente d'oro. Questo è uno stilema, insomma, un modo di procedere che si ritrova in molte delle figure anche appunto cristiano ortodosse, greche, e in particolare qui stiamo vedendo la chiesa dove è cresciuto, della città dove è cresciuto Andy Warhol, dove le aveva viste queste icone Andy Warhol, dappertutto, come le vediamo anche noi. Nel senso di riproduzioni, libri, eccetera, ma le aveva viste in particolare crescendo accanto a sua madre Giulia, che era una fervente cattolica di rito bizantino, in quanto questo rito cattolico bizantino è il rito prevalente nella comunità slovacca. E infatti Giulia Warhola, madre di Andy Warhol, era una fervente cattolica di rito bizantino che frequentava questa chiesa, che qui vediamo in una versione restaurata, anche se poco definita, l'immagine mi rendo conto che è un po' sfocata, però abbiamo quantomeno un'idea del fatto che Warhol era familiare con queste immagini, era familiare con le icone e con le teste che emanano un alone circolare, appunto, che contrassegna la loro sacralità. Quindi
nel dipingere Marilyn, nel concepire Marilyn, è molto difficile che non abbia pensato a questi fondi oro e a queste forme circolari attorno alla testa, che promanano dalla testa. Worrell era, per la cronaca, religioso, era un cattolico abbastanza praticante, nel senso che ogni anno aiutava la sua chiesa nelle festività di Natale, ha sempre cercato di nascondere un po', comunque di non pubblicizzare troppo questa sua fede, però insomma, pur essendo membro di una comunità, anzi leader di una comunità in cui non c'erano regole etiche particolarmente, diciamo, severe, anzi, però conservava per sé una forma di religiosità e quindi conservava anche la frequentazione con queste immagini, che non smise mai. E possiamo immaginare che anche nella sua casa, dove lui visse, sia a Pittsburgh sia a New York, con la madre, siano state frequenti questa tipologia di immagini, le icone, sia di carattere religioso che forse di carattere laico. Che cosa ci dice, diciamo, della carnalità la Marilyn di Andy Warhol? Andiamo a vedere alcune immagini della storia della carnalità, del desiderio declinato in termini carnali, per vedere appunto come possiamo interpretare il desiderio sessuale, fisico, erotico che emana dalla Marilyn. È questo? Non è esattamente questo. Questa è la Venere di Urbino di Tiziano Vecellio, un quadro in cui si presenta una nobildonna che è, diciamo, trasfigurata in Venere, con questo ventre rigonfio che accenna alla fertilità, con questo contesto domestico che accenna appunto al fatto che la donna sta nella casa e la casa poi sta nella natura, sta nell'architettura, sta ecco, nel mondo rasserenato in cui l'uomo si congiunge alla natura. Vediamo che ai suoi piedi c'è un piccolo cane che è simbolo della fedeltà. Quindi i termini di questo quadro possono essere bellezza, venustà, sensualità, ma anche fertilità, fedeltà, rapporto uomo-natura. Qualcosa che cambia molto in questo che è un altro modo di rappresentare Venere. Il quadro si chiama Olimpia, è famosissimo, Édouard Manet, il suo autore. È uno dei primi quadri che fecero lo scandalo, diedero vita allo scandalo impressionista. I due quadri sono molto simili nelle dimensioni, nei colori, nella composizione, se non che qui vediamo una ragazza che ci guarda fissa, quindi non con questo languore che abbiamo visto nella Venere di Urbino, ma con un atteggiamento molto più assertivo. È difficile vederlo, individuarlo, ma ai suoi piedi, dopo i suoi piedi, sta un gatto nero con la gobba e la coda alzata, e non un cane, quindi segno di malizia e non certo di fedeltà. Vediamo questo ventre non rigonfio ma piatto, con un seno più pronunciato, con qualcosa di più guizzante, muscoli più tesi, un atteggiamento più nervoso. E vediamo anche come la servitù non siano due fantesche come nel quadro di Tiziano, ma una, diciamo, servitrice di colore che porge alla protagonista del quadro un mazzo di fiori, segno che qualcuno gliel'ha regalato, sostanzialmente segno del fatto che qui ci troviamo di fronte a una prostituta e non a una Venere. In particolare non irrilevante è che qui ci troviamo di fronte anche a una prostituta con tacchetti, no? Che guarda molto attentamente alla propria bellezza, alla propria capacità di attrarre. Questa pantofolina con il tacchetto è ben diversa dal piede nudo che troviamo nella Venere di Urbino.
dove tutto è naturale e nulla è artificioso, mentre nell'Olimpia è tutto appunto molto più rivolto a una seduzione domestica, ma molto pronunciata e molto carnale. In realtà nel mezzo c'erano stati tanti passaggi, diciamo dal 500 all'800 c'erano stati tanti passaggi. Questa è la grande odalisca in particolare di Jacques-Dominique Ingres, un quadro di un secolo prima, non proprio un secolo, ma insomma un settantennio prima della Olimpia, in cui vediamo come il modello di Venere distesa, reclinata sopra un lenzuolo, si sia trasformato in un'odalisca che non ci porge più nemmeno il ventre, ma la schiena, che ci fa intravedere il suo seno, che ci fa vedere metà del suo volto, come a invitarci ad andare dall'altra parte di questo luogo oscuro, quindi se lei ha la schiena nella luce, ha la parte non del tutto visibile del viso in un buio nel quale ci invita ad andare, e chiaramente insomma l'allusione è a un luogo intimo e privato e fortemente erotizzato. Qui abbiamo il mito dell'Oriente, il mito della sensualità dell'Est, della Turchia, dell'Asia minore, e via discorrendo. Andiamo ancora avanti e vediamo come nel 1906 Pablo Picasso abbia portato ancora più avanti questo verbo della seduzione, questa parola detta da Engre, da Manet sulla seduzione, sulla carnalità. Questo è un frammento, una parte delle Demoiselles d'Avignon di Pablo Picasso, ripeto, 1906, e vedete questi sguardi imperativi che ci arrivano addosso da parte delle cinque ragazze. Le due ragazze centrali hanno l'atteggiamento che abbiamo trovato in molte odalische dipinte da Ingres, non in quella che abbiamo appena visto, ma in molte altre di molti altri quadri, cioè braccia alzate, l'ascella in evidenza e un atteggiamento appunto di esibizione di sé, del proprio corpo. Anche qui siamo di fronte a cinque prostitute che ci stanno più o meno chiedendo di guardare le loro fattezze e di scegliere chi portarci in camera, perché in questo caso i clienti di questo bordello di Rua d'Avignon, a questo si riferisce il quadro, saremmo noi. Siamo noi, e vedete però come qui non ci sono sorrisi, non ci sono ammiccamenti, non ci sono labbra né chiuse né aperte, ci sono proprio come delle ferite al posto delle labbra, a designare la mancata partecipazione emotiva di queste ragazze. Queste ragazze ci guardano, ma sono completamente indifferenti al nostro sguardo, non hanno nessuna intenzione di sedurci in maniera particolare e soprattutto in maniera affettiva o affettuosa. Questo le differenzia molto dalla Marilyn e molto dalla Venere di Tiziano, perché appunto se là c'era partecipazione emotiva, qui non c'è. E questo ci serve per dire che invece Marilyn, nella Marilyn di Andy Warhol c'è una fortissima partecipazione emotiva in questa bocca che ci viene incontro, in questi occhi che ci chiamano. Entriamo in un territorio, quelle Demoiselles d'Avignon, che è il territorio di Duchamp. La spiegazione della donna in Duchamp è molto complicata, quindi diciamo che lo dirò molto brevemente, perdonerete se non sono troppo chiara. Questa è una sposa o vespa o maritata. Vi faccio vedere, se si vede il cursore, questo è il collo, questa semiluna è la testa, vedete
Vedete sempre questa idea della testa come qualcosa di molto visibile, la parte più visibile, più attraente, se vogliamo. E questo sarebbe il seno, questo sarebbe un imbuto che mima il busto e la vita di Vespa, che sarebbe questa qui. E questa Vespa, questo insetto, questa specie di mantide. In cui si traducono le forme femminili, lo ritroviamo nel famosissimo grande vetro. Vedete che è ribaltata dall'altra parte, eccola qua, la ritroviamo, la testa a semiluna, il lungo collo, il seno, la vita stretta di una vespa, e qui compare anche un ventre di vespa gonfio. Questa sarebbe la Mariée, il quadro, questo grande vetro, detto grande vetro, si intitola in realtà La Mariée mise à nu par ses célibataires mêmes, cioè la sposa messa a nudo dai suoi scapoli anche, senza dover spiegare tutto il quadro. Sappiate che questa è la descrizione di una giostra di corteggiatori, eccoli qua, i corteggiatori, sono queste figure, che vanno avanti e indietro, idealmente, e anche girano intorno, cercando di raggiungere la donna, ma senza riuscirci. Questa donna, trasfigurata in insetto, in sposa, in mantide, in qualcosa di raccapricciante, è appunto lì a testimoniare l'aspetto aggressivo della carnalità, l'aspetto, diciamo, non salvifico, ma semmai peccaminoso, pericoloso della femminilità. Questo aspetto pericoloso è stato molto in voga, per esempio negli anni 20 e 30 del Novecento, 100 anni fa, si è iniziato a guardare la donna come qualcosa che poteva essere estremamente duro anche nelle sue linee geometriche. Qui abbiamo l'attrice Louise Brooks che interpreta, diciamo, il personaggio della Garçon. La Garçon è il titolo di un romanzo che era uscito in Francia, intitolato appunto La Garçon, nel senso di la ragazza, ma la ragazza come femminilizzazione del maschietto. La maschietta, infatti, si tradusse poi in italiano questa moda del capello corto, dei lineamenti molto segnati, della bocca scura, di qualcosa che indurisce, ossifica la donna fino a farla diventare estremamente pungente, contrastata. Appunto, Louise Brooks ebbe un enorme successo in termini di icona. È visibile il fatto che fu la figura alla quale si è ispirato poi Crepax, Guido Crepax, per disegnare la sua Valentina. Un personaggio dei fumetti molto libero, eroticamente connotato, insomma, molto sexy potremmo dire, però di una sessualità che oggi definiremmo gender fluid, cioè che va dal maschile al femminile e viceversa, no? Cioè abbiamo una femminilità che non ha più niente a che fare con la Venere di Urbino di Tiziano, niente lunghi capelli biondi che si spargono sulle spalle, ma una femminilità molto dura e appunto addirittura un po' fantasmatica, quindi che quasi mette paura. Fino a questi estremi, questa è una fotografia doppia. È una fotografia, un autoritratto allo specchio della fotografa Claude Cahun. Siamo sempre negli anni 30 e vedete come questa donna, che nelle prime fotografie, nelle prime sue fotografie, aveva i capelli lunghissimi, aveva un trucco femminile, aveva qualcosa di estremamente appunto muliebre. Si trasforma poco a poco invece in una sorta di maschio, di ragazzaccio, con nessun timore per in questo naso molto forte messo in evidenza, questi capelli in parte decolorati oltre che rasati, che
evidentemente sottolineano la volontà di mascolinizzarsi, così come mascolino è anche il tipo di atteggiamento con zero sorriso e uno sguardo interrogativo da una parte e indagatorio dall'altra. Andiamo avanti e vediamo come questa idea della donna che può essere luogo di pericolo, accettare il pericolo e provocare comportamenti anche quasi sadici, è stata fatta propria anche da molti protagonisti del dopoguerra. Qui vediamo in particolare una performance di Yoko Ono, che è diventata nota per essere stata moglie di John Lennon, ma che era già nel 1964, ben prima di sposarsi con John Lennon, un'artista piuttosto affermata. E qui la vediamo a Kyoto nel 64, mentre invita il pubblico a tagliarle gli abiti. Allora, in questo senso potrebbe sembrare una vittima. In realtà, se io porgo a una folla delle armi proprio e improprie, come delle forbici, sono masochista o sono sadica? Tutte e due, perché in effetti io impongo o propongo al pubblico un comportamento sadico, un comportamento che spinge il pubblico stesso a dare la stura alle proprie tentazioni meno aggraziate e più offensive. Questa idea di una donna dominante, di una donna che può essere appunto anche capace di suscitare comportamenti sadomasochisti, la ritroviamo sempre in Andy Warhol. Questo è un frammento del filmato Kiss, Bacio, in cui vediamo un fotogramma di una serie di immagini in cui una donna bacia un uomo con una sorta di imperiosità, per cui ne tiene tra le mani la testa, e vediamo come sia lei il soggetto dominante che muove la testa di lui e comunque che muove la scena, e quindi abbiamo come la rinascita di tutta quella parte dell'immaginario religioso anche, che vede in Eva il soggetto tentatrice, che vede nella donna la causa del male e quindi nella donna la causa dell'inferno, o quantomeno che vede nel rapporto con la donna la causa dell'inferno. Qui abbiamo Marina Abramovic e il suo compagno Ulay in una performance del 76, uniti per i capelli in una sorta di prova di forza che durò ore e ore e ore, fu soltanto una delle tante prove di forza a cui si sottoposero, per mostrare come la coppia sia spesso una prigione e come appunto la relazione uomo-donna, in quanto tale, in quanto relazione di coppia e anche in quanto include una donna, può essere considerata come una sorta appunto di gabbia, di prigione, di inferno. In altre performance, Marina Abramovic e Ulay si sono passati l'aria, cioè baciati con le labbra, passandosi il fiato fino al punto da svenire, da non avere più fiato. In altre performance si sono corsi incontro, schiaffeggiandosi corpo contro corpo, fino al punto da cadere. E appunto, qui un'altra immagine in cui accade qualcosa di particolarmente violento, la cantante Björk, ai tempi in cui era sposata con l'artista Matthew Barney, impugna un coltello e così lo impugna anche lui, mentre in un video intitolato Drawing Restraint del 2005, firmato da entrambi, i due si baciano e al contempo, mentre si scambiano tenerezze, si feriscono e finiscono con il dissanguarsi, e questo liquido bianco nel quale sono immersi, poi pian piano nel correre
del filmato diventa rossastro, rosso di sangue, rosso del sangue dei due, che pure si erano preparati per ore a questo incontro, a questa, come dire, unione matrimoniale, ma un matrimonio in questo caso, che si celebra, nella, unione carnale fino al punto da morire, fino appunto da diventare una unione di sangue. Ribadisco, quello che vediamo risorgere qui è tutto il male che può derivare dalla figura femminile, come in termini religiosi è stato impostato dalla figura soprattutto di Eva, colei che porta il peccato nel mondo di Adamo. Cerchiamo qui di risalire, questa è una performance di fotografia di una performance dell'artista Tino Siegel, in cui i due ragazzi mimano dei baci, baci della storia dell'arte, come per esempio il bacio di Rodin, il bacio dello stesso Gustav Klimt e altri, e passano da una posizione all'altra, appunto, legandosi, collegandosi, ripetendo queste tipologie di unione al rallentatore, cioè muovendosi al rallentatore per far vedere che è qualcosa di non reale, che appunto si rifà alla storia dell'arte. Siamo al Guggenheim Museum di New York, queste ondulazioni delle balconate dovrebbero potervelo dire, e appunto siamo al centro di uno spazio museale. Siamo al centro di uno spazio in cui, insomma, si sottolinea questa potenziale pericolosità del bacio, come se appunto fosse un bacio che porta anche dolore. Rivediamo Marilyn, quindi, e riguardiamola un attimo per capire che cosa ci sta dicendo. Ci sta dicendo: ti morderei, ti sta dicendo ti bacerei, ci sta dicendo ti desidero, i miei occhi sono abbassati nel desiderio, ma nel momento in cui si abbassano nel desiderio sono anche segnati da un colore plumbeo, plumbeo come la morte. Al contempo, questo è anche un personaggio che ci richiama invece la figura dell'angelo, la figura di una donna angelicata, la figura di una donna dove queste vibrazioni che portano verso i lati del viso si dipanano poi in refoli, nei riccioli dei capelli. Questo piccolo naso è un naso da bambino, che ha qualcosa di asessuato, che ha qualcosa comunque di non offensivo, e vediamo come ci sia un aspetto di dolcezza nell'incarnato roseo e nella morbidezza che connota appunto sia i lineamenti, sia la capigliatura, sia queste ciglia appunto che sembrano essere anche estremamente accoglienti. E allora possiamo anche dire che questa immagine quadrata, appunto, l'abbiamo già spiegato che è quadrata, rievoca certe icone che venivano messe all'angolo tra le due pareti e il soffitto degli ambienti, soprattutto nell'area non cristiano-bizantina ma cristiano-ortodossa, come se l'icona messa lì con l'immagine di un santo fosse un luogo di intermediazione tra il qui ed ora della vita quotidiana e il sempre, il dovunque, l'assoluto della vita religiosa. Se la interpretiamo come appunto non immagine di una donna cattiva, ma immagine di una donna angelicata,
cosa che questa Marilyn dal doppio volto consente, questa figura può anche dirci che ci trasporterà da qualche parte, ci dice vieni e ti trasporterò attraverso il tuo stesso desiderio di me, io ti trasporterò in un altrove che è una promessa di beatitudine. Di quale beatitudine non si sa, potrebbe essere una beatitudine tutta contingente, tutta centrata nel mondo che viviamo noi, terreno, ed è più o meno a questo che sembra alludere Andy Warhol, il cantore del consumismo, il cantore della nuova vita urbana piena di mille luci e mille divertimenti. Ma se noi diamo retta anche alla consuetudine di Warhol con le icone, possiamo anche pensare che questa immagine invece ci voglia trasportare verso un mondo fatto di grande luce, di un desiderio che è motore della nostra devozione. Verso cosa non si sa, ma devozione significa sempre movimento, significa essere attivi verso il bene, significa essere attivi verso la ricerca di qualcosa. A questo punto spostiamoci dalle parti del filosofo che tanto influenzò Dante, ovvero Aristotele. Cos'è il movimento per Aristotele, questo grande maestro greco che poi passa nella cristianità e che Dante reinterpreta nelle varie versioni, diciamo, tomista, ma anche di Avicenna e di Averroè. Per Aristotele il movimento è qualcosa di creato da un primo motore immobile. E come fa il primo motore immobile, ovvero Dio, a muovere tutto il resto? Lo fa attraverso il semplice desiderio di sé. Il primo motore immobile è talmente perfetto, è talmente desiderabile, che nella filosofia aristotelica tutto ciò che accade nel mondo del movimento, tutto ciò che accade anche nel nostro mondo, il mondo sublunare, il mondo dove vigono le forme di movimento connotate da corruzione e rivoluzione, tutto questo accade per il desiderio di perfezione che ci è suscitato dal primo motore immobile. Allora, il movimento che è dentro questa figura chiama il nostro movimento, sollecita il nostro stesso movimento e in generale sollecita un movimento che è rivolto verso il meglio, anzi verso la perfezione. Questa è anche, se vogliamo, una delle tante maniere in cui possiamo interpretare il personaggio di Beatrice, se andiamo fino alla Divina Commedia e fino al ruolo che Dante dà a Beatrice. Se guardiamo questa immagine di Rossetti, Dante Malguerre Rossetti, un'immagine Art Nouveau, vediamo appunto Beatrice, qui sulla distanza vediamo il grande poeta Dante Alighieri, e questa sarebbe Beatrice, il quadro si chiama Beata Beatrix, la quale ha un atteggiamento stranamente simile a quello di Marilyn Monroe nella fotografia che stiamo indagando, e cioè con le labbra semichiuse e gli occhi chiusi, come in una sorta di trascendenza, di innalzamento, di rapimento verso un mondo altro, verso un'alterità, luogo connotato da evidentemente un sogno, il sogno di cosa? Sogno forse di luce, di perfezione, di
di andare oltre le cose di tutti i giorni. In questo quadro vediamo un pozzo, vediamo un ponte, vediamo gli elementi di un camminare per la strada, di un pergolato, insomma, anche qui un qui ed ora. E la beata Beatrice, in primo piano, sembra andare oltre questo qui ed ora e sembra portarci in una zona di beatitudine. Allora possiamo dire che da un lato abbiamo l'immaginario della donna cattiva, o meglio di Eva, e in generale di tutti i drammi provocati dall'amore, che possono portare all'inferno, anche quando questo inferno sia destato dall'amore stesso. Noi, parlando di Dante, non possiamo parlare altro che di Paolo e Francesca nel quanto canto quinto dell'inferno. Sappiamo che appunto Dante si scioglie in pianto nel vedere, si commuove, ed è l'unica volta in cui gli succederà all'inferno, nel vedere questa coppia di amanti che non riescono a slegarsi. La loro condanna è proprio non riuscire a sciogliere il legame che li ha uniti in vita, e che anche dopo la morte continua a tenerli uniti e tenerli vincolati in questo volo che li eleva da terra, ma che non riesce ad elevarli fuori dall'inferno. Non per il fatto di essersi amati, perché l'amore li eleva, ma per il fatto di non essere riusciti a contenere questo amore nell'area del puro sentimento. Ciò che li condanna è avere dato espressione carnale a questo amore, non il fatto in sé di essersi amati. Allora, diciamo, da un lato Marilyn, come ce la presenta Andy Warhol, ci racconta di Eva, ci racconta di Francesca, ci racconta di tutto il lato oscuro dell'amore in quanto desiderio inappagato, o desiderio che, ancora peggio, quando si appaga, ci porta in una zona di dolore infernale. Dall'altra parte, però, questo proporsi anche come icona, come immagine intermediaria tra noi e l'assoluto, tra il qui ed ora e l'assoluto, tra noi e il bene, la luce eterna, abbacinante, totale, che è la luce divina, ci dà anche la possibilità di interpretare Marilyn come un tassello, un foro verso la nostra salvezza. Quindi c'è un qualcosa di soteriologico, legato appunto al desiderio di salvezza, che ci spinge a desiderare una donna, che ci spinge a desiderare un legame con l'altro o con l'altra, che ci spinge a desiderare di andare altrove, e che ci spinge in generale a muoverci e ad agire, e attraverso le azioni nell'universo cristiano, quantomeno nell'universo cattolico, e attraverso le azioni che si riesce a migliorare se stessi. Si riesce a ottenere la possibilità di purificarsi, e si riesce a ottenere quindi, non in questa vita, ma in un'altra che la trascende, la propria felicità e l'unione con Dio. Ecco quindi che Marilyn ci si presenta come un veicolo perché ci mette in moto, e la sua capacità di provocare amore è simile a quello che per Dante viene descritto come il ruolo di Beatrice. E non dimentichiamoci che per Dante, come dice l'ultimo verso della Divina Commedia, è amor che muove il sole e le altre stelle. Cioè, noi possiamo muoverci e possiamo salvarci solo in quanto siamo mossi dall'amore. È l'amore, è il desiderio di unirci a un altro o a Dio, comunque il desiderio che provoca il movimento, che ci garantisce, o quantomeno che ci promette, la salvezza.
Non ci è dato sapere quanto Warhol avrebbe condiviso questo parallelo che abbiamo fatto oggi, però certamente abbiamo degli scritti, lui rileggeva fino a 6-7 volte quello che scriveva prima di darlo alle stampe, quindi anche se forse non scriveva di suo pugno, possiamo dire che tutto ciò che reca la firma di Andy Warhol è veramente specchio del pensiero di Andy Warhol. Abbiamo dei suoi frammenti in cui ci dice della sua, come dire, pietà. Per Marilyn, ma pietà nel senso di pietas, nel senso di quasi individuazione. Warhol quasi si impersonava in Marilyn, questa donna che ha cercato amore tutta la vita, ha saputo suscitare il desiderio di amore in così tante persone, dai suoi fan ai soldati per i quali cantò in Vietnam, probabilmente non ebbe tutto l'amore che diede, non fu ricambiata, quantomeno dichiarò più volte di essere una donna non felice, ma questo fa parte della sua vita, certamente la sua capacità di rappresentare iconicamente la seduzione per Warhol era sinonimo della sua capacità di provocare sentimenti di stimolo, di amore, di salvezza per tutti noi. Ecco, diciamo che questa breve disamina su cosa può unire la Marilyn di Andy Warhol e il pensiero dantesco è terminata. Possiamo approfondire qualche parte. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche da Ravenna e volevo soltanto così agganciarmi ad alcune cose. Questo rapporto, questo triangolo strano, Ravenna, Dante, Andy Warhol, perché è una cosa abbastanza curiosa. E direi che si può in qualche modo rivedere un po' anche la storia di questi ultimi anni di Ravenna, no? Per esempio, questo fatto che Andy Warhol è nato e cresciuto con questa madre fervente, credente, praticante, questa cattolico bizantina, no? Pare che nelle sue stanze da letto da piccola fosse pieno di queste immagini anche, e quindi è in qualche modo ispirato. Non si è mai saputo se Andy Warhol sia venuto a Ravenna, ma non credo. Non credo, anche se è stato un sogno per qualcuno. Esattamente nel 1985, un amico, un grande personaggio che purtroppo ci ha lasciato all'inizio di questa pandemia, che è Nino Carnoli, ebbe il sogno di portare Dante, di portare, scusi, Andy Warhol a Ravenna. E lui si occupava di promozione in quegli anni, e per cui era interessante vedere, fece un promo per convincere i Ravennati, la giunta Ravennate, per convincerlo di portare Andy Warhol a Ravenna. E fece un video che dura un paio di minuti, che mi piacerebbe farvelo vedere, perché anche Andy Warhol non ce l'ha fatta. In quegli anni fu a Napoli, no? Invitato da Lucio Amedeo, dove dopo fece quei bellissimi interventi anche sul Vulcano. Successivamente lanciò Napoli come città d'arte. Fu a Ferrara, dove fece una mostra e soggiornò per alcuni giorni. A Ravenna c'è qualcuno che ci provò a portarlo, ma non ce la fece neanche Andy Warhol. Proviamo a vedere questo breve video col quale cercava appunto di convincere gli amministratori a chiamare Andy Warhol a Ravenna. Andy Warhol a Ravenna. Proporre qui a Ravenna una mostra di 10 opere di Andy Warhol significa accostare l'arte di consumo, la commercial art, all'opera d'autore irripetibile e unica, i nostri splendidi mosaici. Uno scontro dunque,
ma anche un grande incontro, una rifondazione della nostra città come punto di scambio intellettuale sul piano internazionale. Si verrebbero così a creare solide basi per un grandioso progetto per il rilancio di Ravenna come punto base per tutto il mondo culturale dell'Occidente, porto di libero interscambio di esperienze e prodotti artistici ad altissimo livello. E come contropartita, portare l'arte del mosaico in viaggio verso la metropoli, quindi stabilire un sodalizio, un connubio tra l'avanguardia e la tradizione. Il programma. Per la partecipazione alle manifestazioni del 25 giugno 85 abbiamo previsto di ospitare Andy Warhol e il suo seguito, alcuni rappresentanti dell'ambasciata americana e personalità di New York. Interverranno il ministro del turismo ed altre autorità nazionali. Inoltre prevediamo qualche grosso nome dello spettacolo italiano e americano e centinaia di giornalisti di testate nazionali e straniere. Nella tarda mattinata del sabato, Andy Warhol aprirà la mostra di 10 pezzi in San Vitale. Verrà distribuito un catalogo sulle opere esposte e su Ravenna. In seguito, lo stesso catalogo sarà distribuito nelle librerie. Subito dopo le manifestazioni dell'apertura della mostra, ci sarà una colazione in un chiostro particolarmente suggestivo. E quindi, nel pomeriggio, avrà luogo un tour attraverso i punti chiave di Ravenna. In serata, premiazione condotta dallo stesso Warhol ai migliori lavori delle scuole di mosaico. La premiazione verrà ripresa dalla televisione e poi trasmessa la sera successiva nel corso dello spettacolo. Per la domenica è previsto un convegno sul mosaico moderno con la partecipazione di esperti del settore, al termine del quale avrà luogo la cerimonia in comune, dove il sindaco conferirà ad Andy Warhol la cittadinanza onoraria. Questa, come tutte le altre manifestazioni, saranno riprese dalla televisione e ritrasmesse in diretta via satellite in 16 paesi. Al termine della cerimonia avrà luogo il pranzo, al quale segue nuovamente un tour guidato. Nel tardo pomeriggio, incontro alla Casa delle Aie con la cucina romagnola. Interverrà l'attore Ugo Tognazzi. Per la serata di domenica è previsto lo spettacolo musicale conclusivo, da realizzarsi nella cornice di San Vitale, arricchita da elementi scenografici curati da Warhol stesso. Lo spettacolo, con grossi nomi della musica leggera come Patti Pravo e Grace Jones, sarà trasmesso in decine di paesi, portando con sé tutta l'arte e la cultura ravennate. Prevediamo 500 spettatori dal vivo e decine di milioni attraverso i mass media. Il lunedì successivo gli ospiti saranno accompagnati alla partenza. L'obiettivo di questa manifestazione è dunque quello di far conoscere Ravenna come città unica nel mondo, città d'arte e di cultura. Attraverso i 300 ospiti, di cui metà addetti alla comunicazione, faremo conoscere ad un pubblico vastissimo la nostra capacità organizzativa e creativa. In questo modo arriveremo ad ottenere un grande arricchimento del nostro patrimonio artistico. Avremo modo di gettare le basi per un solido rapporto tra Ravenna e New York, avendo per tramite l'arte del mosaico. Ecco, come avete veramente fatto in quegli anni, fra l'altro pochi anni prima che Andy Warhol ci lasciasse, e che frequentava l'Italia, e che sarebbe stato molto bello fargli vedere appunto alcuni di questi grandi reperti musivi che dovrebbero in qualche modo, risarcire anche Dante delle cose di come è stato trattato dopo e come è stato trattato anche adesso. Adesso per esempio c'è una mostra che si intitola Dante Pop e sappiamo che il padre della pop art è appunto Andy Warhol, però è un concetto novecentesco, la pop art è strettamente legata alla fine del Novecento. Dante è stato molto di più,
è nato come, ci hanno fatto anche vedere primi attraverso i preraffaelliti, come un fatto esoterico, è un fatto quasi per pochi. Poi Dante è diventato per tutti. Adesso potremmo dire che Dante è stato il più grande influencer della storia italiana, perché ha influenzato tutto, la filosofia, la storia, il linguaggio, ci ha spiegato cos'era l'inferno, ci ha fatto immaginare cose incredibili, un po' come a suo modo ha fatto anche Andy Warhol. E vedevo oggi, per esempio, stranamente, Andy Warhol è sepolto alla tomba Pittsburgh, nel cimitero, come scrive anche lei, nel cimitero cattolico bizantino. E c'è una tomba tristissima, fra l'altro. Ho visto, c'è una lastra tombale di marmo dove la gente gli va a portare delle lattine di Coca-Cola, appoggia sopra lattine di Coca-Cola, vasetti della Campbell, per cercare di tirar fuori qualcosa di meglio da questa tristezza che forse non merita, che probabilmente è rispetto del tutto. Però ecco, sarebbe bello che per esempio Ravenna facesse qualche cosa da regalare, da portare un mosaico da mettere sulla tomba di Andy Warhol, anche solo con una scritta, anche solo qualche cosa che venisse da Ravenna a fondo oro, una scritta o qualche cosa che riprendesse di più quello che ci ha dato Andy Warhol e che ci ha regalato con l'arte, con la sua arte, e che ci ha in qualche modo così fatto capire delle cose che non ci siamo, a cui non avevamo pensato. Quindi si può anche lavorare su questo, e magari se lei ha dei contatti potremmo proporci come città per fare anche questa cosa. E questo per risarcirlo del fatto che non siamo riusciti, l'abbiamo maltrattato perché non siamo riusciti a portarlo a Ravenna come il grande amico Nino Carnoli avrebbe voluto pochi anni prima che scomparisse, e che avrebbe dato sicuramente la Ravenna lustro, come ha dato a Napoli, come ha dato dopo con Lucio Amelio quando lo portò a Napoli, insomma. Ecco, credo che Ravenna potrebbe farsi perdonare in questo modo. Cosa ne pensa? Beh, certamente una ripetizione dei suoi fiori in mosaico sarebbe bellissima. Sa, quella composizione di quattro fiori riprodotta in mosaico e portata a Pittsburgh sulla sua tomba potrebbe essere molto bella. O una lattina di zuppa Campbell, perché no? No, certamente, insomma, io sono convinta che Bisanzio sia maestra di tutte e due, di Ravenna e di Warhol, no? Certo. Ma certo, per ragioni certo. Precise, perché davvero il rapporto con Bisanzio è stato fondante anche per Warhol, perché la sua famiglia, appunto, slovacca, aveva questa familiarità, questo culto. Prima ha fatto vedere giustamente anche l'immagine di Teodora. Io ho messo vicino queste due immagini, che sono quelle appunto di Teodora e di Marilyn, e che veramente ci sono delle affinità strane. Adesso non perché Teodora sia stato, come dice qualcuno, la prima grande pornostar della storia, no? Però proprio anche da un punto di vista formale si potrebbe vedere, adesso, tant'è che adesso c'è un'app, mi faceva vedere mio figlio ieri, che si chiama Marilyn, che traduce tutte le immagini come appunto quelle che ha fatto Andy Warhol. Sì, è vero. Entro stasera. È diventata talmente virale la maniera in cui Warhol elaborava le immagini che i computer... Ecco, questa per esempio è l'app di Marilyn usata sull'immagine di Teodora, no? Ce ne sono anche molte altre. Ecco queste. E queste le usano abitualmente, graficamente, ed è veramente una... Cioè, ci sono delle affinità non solo formali, ma anche elettive, diciamo, no? Certo, certamente. Comunque, insomma, delle belle parentele. Certo. Bene, ci lasciamo così. Intanto la ringraziamo
speriamo di poterci rivedere a Ravenna prima o poi per costruire qualche cosa e portare anche avanti magari questo progetto che potremmo fare con Pittsburgh e con Andy Warhol. Grazie. Allora, a presto a Ravenna. A presto, grazie. Arrivederci, grazie.